Volley per la Fruvit, una sconfitta che non fa male. Eccellente infatti la prova delle ragazze di Pantaleoni contro una formazione di caratura decisamente superiore. Vediamo. Diciamo subito che il 3-1 con cui la Spess Belluno ha avuto la meglio sulle padrone di casa della Fruvit è un risultato che non rispecchia esattamente i valori in campo. Le ragazze di Pantaleoni avrebbero infatti meritato qualcosa di più per la grinta e la determinazione che hanno profuso contro una squadra costruita per ben altri traguardi. A preoccuparsi dell'andamento della gara, nonostante la vittoria, devono essere proprio le ospiti che si sono invece lasciate imbrigliare dal gioco della Fruvit, capaci di battersi punto a punto e tradita forse da qualche errore di troppo, oltre che da un arbitraggio davvero sconcertante, anche se su questo aspetto entrambe le formazioni hanno di che recriminare. Dopo il primo set, vinto senza troppa fatica 25-19, la Spess Belluno deve aver pensato che il gioco era fatto, incontrando invece la reazione dell'avversario arrivate fino al 22-24 prima di cedere il secondo set. A quel punto la Fruvit ha capito che poteva starci il colpaccio, tiratissimo il terzo set, un vero e proprio punto a punto dal 7 al 22 pari. Il finale questa volta però è tutto di casa con il muro della Ferrari che conquista il set per la gioia dei tifosi. Si va al quarto set che comincia bene per Saravanzi e compagni che vanno sul 6-2, ma poi il ritorno della Spess ed è un sorpasso continuo dell'una e dell'altra squadra fino al 23-24. Peccato che la rincorsa si fermi qui perché è un servizio out che mette la parola fine alla gara regalandola alle bellunesi.